Piero De Luca, tutto questo discorso sulle clientele hanno danneggiato o favorito la politica sul referendum per il sì? Piero De Luca, il figlio del presidente della Campania, protagonista dell'elogio al clientelismo, tace e glissa. Tutto quello che è accaduto a tuo padre in questo momento è un valore aggiunto o meno al referendum? NC, no comment. Piero, membro dell'Assemblea Nazionale del PD, ieri a Salerno ha presieduto un convegno per il sì. C'era anche Roberto, l'altro figlio, pure lui in politica, che sta facendo il tirocinio al comune come assessore. Tanti cittadini, tanti professionisti, imprenditori, insomma c'è... I cattivi dicono buoni clienti. No, nessuno, niente di tutto questo. L'ospite d'onore era Luca Lotti, il braccio destro di Renzi. Anche per lui le affermazioni di De Luca sono un tabù. Ma in questa campagna elettorale De Luca è un valore aggiunto o una cosa un po' ingombrante? De Luca è un presidente di regione come altri, come Crocetta, come Pittella, come Enrico Rossi, come Bonaccini, un presidente di regione che sta dando una mano al PD a fare il racconto di quella che è la riforma. Quindi mi dice che è un valore aggiunto? È un presidente di regione che sta provando a raccontare i motivi del sì. Se De Luca è da maneggiare con cura, è certo però che risulta indispensabile per vincere la madre di tutte le battaglie. È un uomo del fare, quindi. Ma Salerno sarà un plebiscito? Penso di sì. Ma De Luca che è per Salerno? È il faro, diciamo. Perché lo attaccano? Sempre. Forse perché a volte le cose non le manda a dire, le dice direttamente, magari le dice in maniera un po' brusca. De Luca quanti voti porterà al sì? Tanti. La parola d'ordine è compattissimi fino al D-Day, dribblando ogni polemica. Oh, yeah.